amico, raccolse e tolse i vetri rotti che coprivano la tavola, apparecchiò di nuovo e mise a sedere il bambino sul seggiolone, mentre parente andava a chiamare la cameriera per farsi servire da lei. Arrivò tutta stupita, non avendo udito nulla nella camera di George, dove lavorava. Portò la minestra e un arrosto bruciato, poi un purè di patate. Parente si era seduto accanto a suo figlio, avvilito, incapace di ragionare in quella catastrofe. Faceva mangiare il piccino, tentava anche lui di mangiare. Tagliava la carne, la masticava e la mandava giù con sforzo, come se la gola gli si fosse paralizzata. Allora, poco a poco, nella sua anima, si svegliò un desiderio sconvolto di guardare Limousin seduto di fronte a lui e che arrotolava palline di pane. Ma non osava alzare gli occhi. Voleva vedere se assomigliava a George. Tuttavia si decise e considerò bruscamente quel volto che conosceva bene, perché gli sembrasse di... Benché gli sembrasse di non averlo mai esaminato, tanto gli parve differente da ciò che pensava. Di secondo in secondo gettava un'occhiata rapida su quel viso, cercando di ravvisarne ogni minimo lineamento, ogni minimo tratto, ogni minima espressione. Poi istantaneamente guardava suo figlio, con la scusa di farlo mangiare. Due parole gli rombavano nell'orecchio. Suo padre, ronzavano nelle tempie insieme a ogni battito del cuore. Sì, quell'uomo tranquillo, seduto alla parte opposta della tavola, era forse il padre di suo figlio, di George, del suo piccolo George. Parente smise di mangiare, non ci riusciva più. Un dolore atroce, uno di quei dolori che fanno urlare, rotolare per terra, mordere i mobili, straziava tutto il suo corpo. Ebbe voglia di prendere il coltello e di affondarselo nel ventre. Ciò gli avrebbe dato sollievo, l'avrebbe sollevato, sarebbe finita. Difatti, come avrebbe potuto vivere ormai? Come vivere? Alzarsi al mattino? Come vivere? Alzarsi al mattino? Mangiare all'ora... Come? Come vivere? Alzarsi al mattino? Mangiare all'ora dei pasti? Uscire per strada? Coricarsi la sera e dormire di notte? Con quel pensiero conficcato dentro di sé? Limousin, il padre di George? Non avrebbe più avuto la forza di fare un passo, di vestirsi, di pensare a niente, di parlare a nessuno. Ogni giorno, ogni ora, in ogni
ogni secondo, ogni giorno, ogni ora, in ogni secondo si sarebbe chiesto questo. Avrebbe cercato di sapere, di indovinare, di smascherare quell'orribile segreto. E il bambino, il suo caro bambino, non avrebbe più potuto guardarlo senza patire la spaventosa sofferenza. Senza sentirsi lacerare le viscere. Senza essere torturato fin nel midollo delle proprie ossa. Mi sarebbe toccato vivere là, restare in quella casa, accanto a quel figlio che avrebbe amato e odiato.